Mi sono comportato come un cittadino onesto, ma siccome mi chiamo Fabrizio Corona, si sospetta che abbia fatto qualcosa di losco. Così il fotografo milanese ha commentato, come ha riferito il suo avvocato Ivano Chiesa, la perquisizione che ha subito la scorsa notte dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Palermo sul tentativo da parte di un militare e di un politico di Mazara del Vallo, ora arrestati, di vendergli documenti ancora coperti da segreto investigativo sulle fasi immediatamente successive all'arresto del boss Matteo Messina Denaro, avvenuto lo scorso gennaio a Palermo. Corona risulta indagato con l'ipotesi di reato di tentata ricettazione, mentre il militare Luigi Pirollo è accusato di accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d'ufficio, e il complice Giorgio Randazzo, consigliere comunale di Mazara del Vallo, di ricettazione. Sono state proprio le intercettazioni disposte a carico dell'ex re dei paparazzi a dare l'input all'inchiesta. In una delle conversazioni intercettate, risalente al 2 maggio, Corona fa riferimento a uno scoop pazzesco, di cui era in possesso un consigliere comunale, poi identificato in Randazzo, grazie a dei carabinieri che avevano perquisito i covi del capomafia e che volevano vendersi il materiale. I carabinieri della compagnia di Caserta hanno sgominato un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di anziani, ritenuta responsabile di oltre 30 episodi ai quali sono stati sottratti complessivamente beni per 200.000 euro. I militari dell'arma hanno eseguito una serie di ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Santa Maria Capua Vetere. I componenti dell'associazione a delinquere, che operava tra la Campania e il Basso Lazio, sono tutti residenti a Napoli. I militari hanno notificato complessivamente 2 arresti in carcere e 8 ai domiciliari. Il reato contestato è associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni degli anziani. Le tariffe degli aerei aumentano laddove il cittadino non ha altra scelta, come in Sicilia e Sardegna, con picchi inaccettabili del 70%. Con Matteo Salvini siamo d'accordo che interverremo a breve, lo afferma il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della commissione di allerta rapida sul caro voli. È possibile anche con un intervento legislativo. Aggiunge, lavoreremo molto sul decreto della continuità territoriale, sia in sede europea sia in sede nazionale. L'Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al governo votando a favore del cosiddetto decreto rigassificatori, che contiene misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il settore energetico. I voti favorevoli sono stati 97, i contrari 67 e un solo astenuto. Il provvedimento, che ha già avuto il via libera dalla Camera, è approvato in via definitiva. In accordo con la Commissione, le modifiche proposte non avranno alcun impatto sull'importo complessivo dei pagamenti che l'Italia riceverà nel 2023 con la terza e quarta rata, per un importo totale di 35 miliardi di euro. La terza rata prevedrà 54 obiettivi per 18,5 miliardi di euro, mentre la quarta 28 obiettivi per 16,5 miliardi. Il totale di 35 miliardi di euro previsto dal PNRR nel 2023 sarà incassato per intero. Così, una nota di Palazzo Chigi al termine della cabina di regia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel DDL sulla sicurezza stradale, che arriverà in discussione in Parlamento, stiamo valutando e proporremo al Parlamento modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada, arrivando fino alla revoca o la sospensione della patente, perché oltre ad essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà, rischia di mettere anche a repentaglio l'incolumità di coloro che viaggiano, quindi sospensione o addirittura revoca della patente per chi abbandona in strada. Spero serva a far capire che deve essere vacanza per tutti, lo afferma il vice premier e ministro Matteo Salvini rispondendo al Question Time al Senato.